Oggi pensavo, quali potrebbero essere i videogiochi con la storia più bella che io abbia mai visto? E mi sono reso conto che sono tutti single player. Già il fatto che oggi pensassi a qualcosa dovrebbe stupirvi, però dovrebbe stupirvi di più il fatto che io abbia deciso di pensare a 10 videogiochi con la storia più incredibile di sempre che io abbia mai giocato. E ti devo avvisare, io ho giocato talmente tanti giochi che è probabile che in questa classifica ci siano dei titoli che nemmeno conosci. Ma prima di iniziare mi raccomando iscriviti al canale e attiva la campanella, almeno YouTube ti informa sempre quando esce il nostro prossimo video e tu non te lo perdi. E poi qua sotto in descrizione trovi i link a tutti i nostri social dove carichiamo contenuti esclusivi che qua non troverai. E voglio iniziare questa classifica con la fiera dell'ovvio, con The Last of Us parte 1. La storia del primo capitolo ancora oggi non trova dei veri rivali e anche il secondo non regge quanto i nostri primi passi accanto a Joel e Ellie. Anche la HBO ha visto il potenziale ed ecco fatta la serie TV, la serie TV più guardata abusivamente del web, con Pedro Pascal e Genoveffa, che... sì, a me non piace, non ci posso far niente, anche se è una bravissima attrice, scusami. Questo titolo però di fatto conserva un piccolo posto nel mio cuoricino e qualche volta ancora oggi lo rigioco, più o meno ogni volta che fanno una remastered o un remake. Sì, perché l'hanno fatto e rifatto, ma io non la vivo male questa cosa, anzi sono quasi felice perché ogni volta che riesce per me è come se uscisse per la prima volta e lo rigioco e lo rigiocherò, come tra un po' rigiocherò anche il 2. E sempre per la fiera dell'ovvio, in nona posizione troviamo Alan Wake 2. Perché Sam Lake e Remedy sanno davvero scrivere delle storie e sanno anche come renderle reali, integrando live action, emozione e logica all'interno dei loro giochi. Sono talmente bravi che quello che giochiamo a tratti ci sembra poter accadere realmente e questo aiuta tantissimo l'immersività. Sebbene io all'interno del titolo mi sia identificato di più nelle scelte della poliziotta, la storyline di Alan è incredibile, ma credo che sia voluto questo leggero distacco da lui nella storia. Comunque, devi giocare anche Control se vuoi capire proprio tutto del gioco, perché ci sono delle citazioni e diciamo che all'interno di Control incontri già Alan, ma non ti spoilerò niente. Insomma, e qua entriamo in uno di quei titoli che potresti anche non conoscere. Una delle migliori storie di fantascienza che potrai mai giocare. Un titolo che mira con cognizione di causa a stravolgere praticamente ogni tua aspettativa, ribaltando domande, dubbi e le tue previsioni senza nemmeno avvisare. Cioè, in pratica, tutto quello che ti sembra ovvio all'interno del gioco e scontato verrà trasformato in qualcos'altro e spesso tutte le cose complesse che tu ti stai ragionando verranno risolte con la risposta più semplice che esista. In pratica il gioco è scoperta e suggestione di altissimo livello. E in più c'è anche un finale, che non ti spoilerò, che ti lascerà davvero senza parole, oltre che inorridirti un pochino. Settima posizione per un titolo a cui sono particolarmente affezionato, Tales from the Borderlands. Telltale è geniale quando si tratta di creare storie e avventure, riesce a colpire nel segno ed arrivare al pubblico. Si pensa subito a titoli come The Walking Dead e The Wolf Among Us soltanto nominandola, ma qui siamo da un'altra parte, siamo nel bel mezzo di un'avventura ambientata nell'universo di Borderlands che è una via di mezzo tra storia, RPG e sparatutto, con doppia narrazione e beh... le ambientazioni incredibili fanno solo che da contorno ad una storia magnifica. Qui ci vuole la riverenza perché stiamo per parlare di Silent Hill 2. Non parlo ovviamente della remastered perché la remastered faceva angoscia, non so perché sono riusciti a fare del casino con un gioco che era già fatto, però va bene così e non ne parlo nemmeno perché sta per arrivare il remake, cosa che io aspetto morbosamente, ma...
Sentite, lo conosciamo tutti. Inizia con una lettera della moglie defunta e si trasforma nella storia horror suggestiva più intricata di sempre, con colpi di scena e un buon storytelling. E ovviamente nemici agghiaccianti, solo che troppi e in un discorso ci stanno male. Pensate che la nebbia nel primo era stata aggiunta per non renderizzare gli ambienti e alleggerire il gioco. E ora è il simbolo, insieme a Pyramid Head, della serie. Poi, se vogliamo allargare il discorso, ho scelto proprio il 2, perché la storia del 2 funziona molto meglio di quella del primo. Nonostante il primo sia l'origine di tutto, quello che spiega un pochino le meccaniche di questo mondo complesso, perché diciamoci, è complesso. Però il secondo ti ci catapulta dentro ed è molto più immersivo. Riesce da una parte a coccolarti con una storia ben raccontata e dall'altra a picchiarti dall'inizio alla fine, mettendoti davanti sempre le cose più terrificanti possibili. E un piccolo cenno va anche ai film, che vabbè, li hanno fatti, li ho accennati. Mafia Definitive Edition, lo abbiamo visto che non è tanto in un'altra top e vi ho visto belli presi su questo titolo, ne sapevate e soprattutto vi piaceva di più l'originale. Sentite, avevo bisogno di un gioco reale che mostrasse scorci di una vita realistica e complessa, come quella di un film sulla mafia. Perché è proprio questo, è un videogioco ambientato in un magnifico film sullo stile del Padrino o altri di questa serie. Un bel gameplay, una bella grafica, una bella storia e è semplice da leggere, è logico, è un gioco che funziona per la sua estrema semplicità oltretutto, perché alla fine non è niente di più di quello che vorremmo fare se fossimo, beh, di quel genere lì. The Longest Journey. E per alzata di mano, in quanti ve lo ricordate questo gioco? Mettete un emoji con la mano alzata qua sotto nei commenti. Un gioco di cui ci ricorderemo sì e no in 3-4, ma che merita la citazione per l'ambizione degli sviluppatori che hanno creato una cosa simile a quei tempi. Gli enigmi che non hanno assolutamente logica alcuna all'interno del contesto, ma soprattutto per il doppiaggio e per la storia, che era assolutamente perfetta. E su questo non sto scherzando. Storia e doppiaggio erano veramente incredibili. La cosa che oltretutto ti faceva rimanere a occhi sbarrati e bocca aperta era il continuo salto tra fantasy, vita reale, fantascienza e racconto folcloristico. Era tutto molto fluido e naturale, quasi innaturale per un gioco di quell'epoca. Ghost Trick Phantom Detective, un titolo storico che uscì peraltro per la prima volta su Nintendo DS. Voglio essere estremamente limpido in questo discorso. Io preferisco Professor Layton. In questo genere di giochi io preferisco il gameplay e la storia narrata nei vari Professor Layton. Però devo arrendermi alla realtà dei fatti. La storia di Ghost Trick e il suo gameplay si legano alla perfezione, dando vita ad una vera e propria esperienza di gioco con scopo indotto. Ma dopo un'oretta che giocate, vi sembrerà che l'intenzione sia proprio la vostra. E per me questa è la vera magia di questo titolo, cioè riuscire a condizionarti fino a farti credere che sei tu che stai compiendo la storia e non semplicemente il giocatore che la sta vivendo. Questo a me è piaciuto in maniera particolare e per me questo titolo merita la terza posizione di questa classifica. Ho provato a tenerlo fuori, ma ce lo devo mettere. Metal Gear Solid 3. Per carità, bella tutta la serie, ma quello che ha fatto il 3 come semplice prequel non lo ha mai fatto nessuno. Un gioco che è stato addirittura precursore dei nostri tempi, con un gameplay innovativo, una storia tra le più belle mai fatte e il giusto equilibrio tra azione, riflessione e narrazione. Il gioco ha veramente tutto, ha ritmo, una storia incredibilmente pazzesca, oltretutto io ho scoperto tipo l'altro ieri com'è realmente la storia di Snake e quanti Snake diversi giochiamo in tutta la storia, cioè
E io sono cascato letteralmente dal pero perché non avevo mai approfondito tutto quello che stavo vedendo sullo schermo. E non mi ero mai nemmeno preoccupato, cioè sembrava Snake, allora era Snake. Per me il collegamento era questo. E ignorantemente ho scoperto a mie spese che Metal Gear ha una storia che è esageratamente più profonda di quello che pensassi e di conseguenza l'ho messo in seconda posizione. Perché non sto scherzando, sarà più o meno un anno e mezzo che io ho messo insieme tutte le informazioni e ho capito veramente com'è Metal Gear. Puoi insultarmi tranquillamente con un emoticon qua sotto nei commenti. Finalmente la prima posizione per un altro di quei giochi che richiedono un'alzata di mano per sapere chi se lo ricorda. Planescape Torment. Cioè, nonostante i creatori siano gli stessi di Baldur's Gate e Fallout, con Planescape sono riusciti a fare la magia con quattro stuzzicadenti e una gomma da masticare ciucciata. Cioè, una narrativa perfetta per una storia lineare senza nemmeno troppe sfumature, ma che favorisce il gameplay, il gioco, l'essere giocato. Ti sembra di creare la storia giocando. Non ti sembra di vivere una storia già scritta e non ti sembra di essere fuori posto, di guardare le cose in una maniera distaccata. Ti sembra di esserci dentro. Probabilmente è una delle scritture migliori che io abbia mai visto all'interno di un videogioco. E sì, io non faccio delle top convenzionali, ci metto sempre dentro quel qualcosa di differente, quel qualcosa di un pochino sconosciuto che vuole accendere un po' la curiosità dei giocatori. Però ora tocca a te, fammi sapere qua sotto nei commenti quali sono i videogiochi single player che secondo te hanno la storia più bella in assoluto di tutte, perché io non li ho giocati tutti e non posso nemmeno ricordarmeli tutti. Di conseguenza questa potrebbe essere soltanto la prima di una lunga serie di classifiche basate sulle storie più belle che io abbia mai giocato nei videogiochi. Iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere sempre una notifica per quando carichiamo un nuovo contenuto e qua sotto in descrizione trovi tutti i link ai nostri social dove carichiamo contenuti esclusivi che magari qua non trovi. I nomi che vedi scorrere sono i nomi di tutti i nostri abbonati, coloro che ci supportano ogni mese. Pensati, loro possono anche vedere i nostri video prima che escano, quindi che aspetti? Abbonati anche tu e supportaci!